русофобии, которую сейчас так старательно разжигают на Западе, пришлось Федора Достоевского. Изображение русского классика появилось на стене здания в Неаполе. Автор – итальянский уличный художник Йорик. Думаю, многие знают, видели, как в Неаполе уличный художник недавно нарисовал на стене дома портрет ныне отмененного на Западе или отменяемого на Западе русского писателя Федора Михайловича Достоевского. Это все-таки дает надежду, что именно через культуру, которая всех нас связывает и объединяет, правда, безусловно, пробьет себе дорогу. Una cosa assolutamente inaspettata. Quello che ho notato è che ha utilizzato questa parola, speranza. Io noto come ci sia una semplificazione di questo conflitto. O si sta con i buoni o si sta con i cattivi. Queste semplificazioni, noi buoni democratici, loro i cattivi, e quindi non parliamo con nessuno. A me non sembra che Biden voglia la pace. A me non sembra che si stia cercando la pace. A me sembra che si stia cercando la guerra. Qualcuno ha detto tu sei un mitomane. Quando io, anche un poco esagerando, ci ho fatto più io per la pace. Ma rendiamoci conto che se un presidente addirittura cita un'opera, un murale, la possibilità di dialogo, allora può significare che c'è. E se anche non ci fosse, cerchiamola. Jorit, all'anagrafe Ciro Jorit Cerullo, è metà italiano e metà olandese ed è uno degli street artist italiani più famosi al mondo. Il suo enorme murales di Diego Armando Maradona fuori grotta è diventato un'attrazione turistica. I suoi ritratti sono spesso personaggi famosi in tutto il mondo come Martin Luther King, Che Guevara, Nelson Mandela, Gramsci. I segni distintivi sono delle cicatrici rosse, come quelle che si è fatto incidere sul suo volto. In Africa ho conosciuto questo rituale che è quello del tagliare alcune parti del volto, cioè di incidere il volto per sentirsi parte di una tribù. E da subito ho notato che il volto era un'arma, uno specchio, perché nei volti le persone si vanno subito a immedesimare. Non si può distogliere lo sguardo da un volto. Se il volto ci sta, tu lo devi guardare, lo devi fissare e in qualche modo ti devi chiedere cosa sta dicendo quel volto. Un anno fa ritratto Luana D'Orazio, l'operaia 22enne morta sul lavoro a Prato. Al Tufello, a Roma, campeggia un enorme Valerio Verbano, ucciso dai fascisti nel 1980. Figure diventate icone anche grazie ai suoi ritratti, come il San Gennaro di Forcella, con il volto di un suo amico operaio. Proprio oggi ho scritto ricordando un murale che ho realizzato raffigurante il volto di Salvatore Allende. Presidente democraticamente eletto, rovesciato con un colpo di Stato, finanziato da noi, dagli occidentali, dal mondo libero. Un famoso giornalista mi ha citato. Gramellini del Corriere della Sera. Un famoso giornalista mi ha citato e ha detto: ma come? Tu non sei dei nostri. Ma dei nostri chi? Ma dei nostri delle persone che rovesciavano Salvatore Allende. Jorit è finito al centro delle polemiche per il ritratto di Dostoevskij, realizzato dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, sulla facciata di un istituto superiore a Napoli. Tu, quando hai deciso di fare Dostoevskij, sapevi che questo poteva essere interpretato come una provocazione, no? Io credo che la provocazione l'abbia fatta la Bicocca di Milano, provando a censurare il corso su Dostoevskij. Negli Stati Uniti è stato censurato Yuri Gagarin. La risposta è stata meno forte, la censura è rimasta. Ho realizzato un volto a Mosca di Yuri Gagarin, perché per me Yuri Gagarin rappresenta quasi un Cristo moderno, figlio di falegname che arriva alle stelle. E purtroppo anche quell'opera è stato oggetto di attacco, di aver fatto propaganda filo Putin. Qui siamo nel cortile della scuola di Napoli, dove Jorit sta facendo un'intervista con una televisione molto particolare, che è Russia Today, di proprietà del Cremlino, e che è venuto apposta dalla Russia per intervistarlo. Quello che diciamo a questi giornalisti russi è proprio questo: noi in Italia non solo non censuriamo la cultura russa, ma la studiamo ancora di più, perché noi come italiani vogliamo la pace. Lì nell'occhio di Dostoevskij vedo una bandiera. Sì, perché c'è la bandiera del Donbass. L'idea è quella di raccontare come è iniziata questa guerra, di raccontare quello che c'è prima. Il Donbass e le repubbliche di Lugansk e Donetsk, che sono scritte lì in russo, diciamo, non sono riconosciute tranne che dalla Russia. Potrebbe, diciamo, farti tacciare per filo russo. Nelle repubbliche popolari c'è stato un referendum, però. Le persone hanno votato alla stragrande maggioranza, all'80%, l'indipendenza. Nessuno vuole vedere un bambino piangere. I bambini del Donbass non hanno la stessa dignità. Eppure sono 8 anni che vengono ammazzate le persone lì. Sul Donbass e Russia quasi nessuno la pensa come Jorit, anche nella scuola che ospita il murales.
le sue accidenti ci ha provocato. Io non credo ci sia stata questa violenta provocazione, ma credo che anche ove ci fosse stata, non si può rispondere a una provocazione dando sfogo e invadendo un paese. L'opera però ha aperto il dibattito ed è diventata un simbolo per manifestare contro la guerra e all'inaugurazione una delle voci più d'accordo con Iorit arriva a sorpresa da chi ci ha spesso abituati a posizioni controcorrente. Dostoevskij è l'Europa. Oggi abbiamo immagini quotidiane di questa guerra. C'è un paese che ha adottato la logica della guerra preventiva, come già aveva fatto Bush nel 2003 quando ha invaso l'Iraq. Quindi l'Occidente non ha le carte in regola per dare lezioni a nessuno. Se il colpevole è chiaro, non sono chiari gli innocenti, neanche all'Occidente. La voce che arriva qui da Napoli questa mattina è una voce di pace, è una richiesta di sospensione della guerra immediata e di apertura di una trattativa a livello di Nazioni Unite seria. Tu sei stato da poco anche negli Stati Uniti e hai di nascosto affisso dei ritratti di Julian Assange. A Napoli-Toscaia non sappiamo i mandanti, ma è stato ucciso il giorno del compleanno di Putin, qualcuno dice che potrebbe esserci lui dietro. Ecco, tu diciamo, probabilmente non potresti farlo il suo ritratto a Mosca, no? Il mio sistema di riferimento sociale è un sistema in cui tutti hanno la possibilità di avere gli stessi punti di partenza. Tutti hanno scuola pubblica, sanità pubblica. È un sistema politico completamente diverso da quello della Russia di Putin. Che simpatia potrei avere io per Putin? Ma il punto non è quello in questo momento. Stiamo parlando che l'Occidente, in maniera arrogante, vuole dire di avere una superiorità morale per cui gli è concesso di arrivare a dire addirittura Putin deve andarsene. Ditelo chiaramente, smettetela con questa ipocrisia. Vogliamo ammazzare Putin. Rischiamo la terza guerra mondiale? Non ce ne importa, vogliamo ammazzarlo. Perché noi siamo superiori, noi decidiamo cosa si deve fare nel mondo. Però ce lo dicano,